Eccoti finalmente. È un quarto d'ora che ti aspetto. Gaia, io e te dobbiamo parlare, lo sai? A casa stanno sparendo delle cose e se ne è accorto anche tuo padre. Mi dici che cosa sta succedendo, per favore? Mamma, c'è qualcosa che devi sapere. Guarda un po' chi si rivede. Fossi in te non scherzerei tanto. Hai visto? Si sono pure scomodati per prenderci la palla. Ma che bel pallone, complimenti. Penso proprio che a mio fratello un pallone così piacerebbe tantissimo. Sì, anche al mio. Forse potrei portarglielo, che ne pensi? Potresti. Ma prima facciamoci una partita. Dai, fermi! Canestro! Qualcuno dovrà andare a recuperare il pallone laggiù. 1-0 per noi. Chi perde recupera il pallone, no? Vi aspettiamo qui. Nel frattempo fate un po' di tattica che vi abbiamo fatto ballare. Coraggio? Scendete, dai! Chissà se questo coraggio sarà ripagato. Non è mica detto che ritrovate il pallone. Ma loro sono fortunati. Beh, allora tra voi c'è qualcuno a cui piacerebbe stare dalla parte della fortuna. Veramente, Che cosa vuoi dire? Lasciala perdere, lei apre la bocca e parla. Sì, ma attenta, a bocca aperta entrano le mosche. Che c'è? Avete perso la lingua? Vabbè dai, togliamo il disturbo. Abbiamo provato a farvi compagnia, ma siete troppo noiosi. Ehi, ma qual è il tuo problema? Io proprio non capisco che cosa ci trovi in quel coatto. Un gallo e 5 galline. Però è un bel gallo. Con tutto il rispetto per le galline vere, direi. Andiamo. Andiamo. Ecco, che avete combinato stavolta? Ecco. Cavolo, quello era il pallone autografato da Michael Jordan. Mio padre mi strozzerà, ci tiene davvero troppo a quella palla. Beh, possiamo provare a recuperarlo. E come? Non è pericoloso? Mia madre mi ha raccontato delle storie sui piani interrati che vi risparmio e mi ha proibito di andarci. Sai, per questo anche la mia. È un posto particolare, tutto uguale. Sembra un labirinto senza via d'uscita. E mia madre che ve lo dico a fare? Se gli dico che scendiamo là sotto è capace di mettermi in punizione per chissà quanto tempo. Sì, però non facciamo i pifoni, dobbiamo recuperare il pallone di Marcello. Scenderemo nei garage residenziali. Sono d'accordo, dobbiamo recuperare il pallone, ma è meglio che qualcuno di noi resti qui sopra. Dai. Sì, tra l'altro c'è mio fratello nel garage. Potrebbe fare la spia. Non rimaniamo io, Giorgio, su. Che ne dite? Per me va benissimo. Non avevamo dubbi. Non c'è due senso tre, vi faccio compagnia. Anch'io. Molto volentieri. Ragazzi, devo assolutamente passare in carta libreria. Sì, anch'io devo andare. Devo prendere un quaderno e una penna. Vabbè, ciao. Ciao. Dai, noi veniamo con te. Grazie, grazie ragazzi. Io proverei a passare dai cancelli residenziali. Così quando qualcuno prova ad entrare, noi ci intrufoliamo dentro. Che ne dite? Buona idea. Iniziamo dalle cose semplici. Siamo ottimisti, vedo, eh? Beh, speriamo di non rimanerci tutto il giorno davanti ai cancelli. Sei sempre il solito. No, c'è qualcuno? C'è qualcuno? No, lì nessuno. Da 20 minuti ancora niente. Si è fatto tardi. Qualcuno dovrà tornare a casa prima o poi. Oh ragazzi, arriva una macchina! Ma ci siamo finalmente. Meno male, no.
Beh, voi che ci fate qui? Siete pistelli che ricamano le macchine? No. Veramente noi? Stiamo aspettando la nostra amica. Appena arriva ce ne andiamo subito. La potete anche aspettare fuori, grazie. Signore, le assicuro che si sta sbagliando. La prego, ci faccio rimanere qua. Allora, dovete andare via. Davanti ai cancelli, non dovete stare, ok? Dai ragazzi, raggiungiamo il giardino. Non potete immaginare quanto mi dia fastidio quella Giorgia, non la sopporto proprio. Ma dai, non dirmi che stai ancora pensando a quelle stupide provocazioni. Lo capisci che lo fa apposta per infastidirti? Ma sì, dai, è palese. Lo fa solamente per fare la figa davanti a noi e ai suoi amichetti. Sarà, ma mi urto anche se rimane in silenzio. A me sta molto più sulle scatole quel buffoncello di Mario. Comunque, il biondino non è niente male. Giù le mani, l'ho adocchiato prima io. Ah sì? No, ma dico, state scherzando, spero. Vedete di non simpatizzare troppo con uno di quegli... sfigati. Esatto. Altrimenti mando direttamente voi nel meno due. Così potete aiutare il vostro biondino a recuperare il pallone. Andiamo. Mezz'ora e niente pallone? Abbiamo fatto un buco nell'acqua, sembrava facilissimo. Ci appostiamo, entriamo, troviamo il pallone e usciamo. Ci sarà un altro modo per scendere qui sotto? Ma certo che c'è, io abito qui. Si scende dall'ascensore condominiale. Sì, è vero, si può scendere direttamente al piano del garage. Basta riuscire a entrare nel portone e prendere l'ascensore condominiale. Io ho le chiavi. E se dovessimo incontrare un altro alla ricerca del buco a ruote mascherato? Potremmo scendere solamente noi con gli skate. Siamo più veloci e silenziosi e sicuramente se non dobbiamo farci vedere meno stiamo e meglio è. Possiamo fare due gruppi da quattro? Così, per fare prima? Esattamente, non perdiamo altro tempo. Andiamo? Là sotto, se non siete abituati, vi vedrei. Dovrei mettere questi boscolini e seminateli. Un po' come fa un pollicino. Che strano sto posto. Sembra tutto bello. Fa paura. Io non saprei come orientarmi, sinceramente. Io sono decisamente pentita di essere scesa qui con voi. Anche io. Beh, ragazzi, dobbiamo solo trovare un pallone. Ti sembra facile? Dai, prima iniziamo e prima lo troviamo. Sì, e poi tornare indietro ora è impensabile. Quindi dividiamoci e ci troviamo qui fra 10 minuti, ok? Ok. Andiamo. Ragazzi, qua c'è una porta. Ragazzi, non vorrei fare sempre la guasta feste, ma mi sa che è un altro buco nell'acqua. Comunque, è molto peggio di come me l'aspettavo. Dai ragazzi, torniamo su. Tanto qui non c'è niente, c'è poco da fare. Sì, ma io non mi arrendo, voglio trovare quel pallone. Potremmo farci fare una mappa. Se chiedessimo a Gaia, è brava a disegnare. Sì, è vero. Speriamo sia ancora su con Giorgio e gli altri. Comunque, dovremmo trovarci più o meno dove speravamo di trovare il pallone. Solo che non capisco, sembra che sia tutto qui. C'è qualcosa che non mi convince. Magari c'è qualche porta, stradina o rampa che non abbiamo visto. Dai, saliamo, parliamo in superficie. Ok. Ok, andiamo. Sai dove sarà? Ora con lei. Allora, non è possibile che noi, pur essendo arrivati al margine opposto del garage, il nostro punto di uscita si trovi a metà strada, tra il pallone e dove siamo entrati. A meno che il meno due residenziale non sia solamente una parte del meno due. No, aspetta, non ti seguo. Tu pensi che il meno due sia diviso in due settori? Esattamente.
Quindi un settore A che è quello che avete appena perlustrato ed un settore B? Noi siamo usciti qui dove siamo. Il pallone è laggiù. Potrebbe avere senso. Se nel settore A il pallone non c'era, sta per forza nel settore B. Solo che come ci arriviamo? Io intanto sto disegnando la mappa per orientarci. Cerchiamo di valutare quali opzioni abbiamo. Perché voi skaters non perlustrate tutte le uscite in superficie? Sì, è una buona idea. Dai, che figata! Io e Alex prepariamo i carri armati. I carri armati? Certo, com'è risico, no? Ed è più figo che giocarci. Beh, io modestamente sono maestro di strategia. Perfetto, in questo modo non dovrebbe essere troppo complicato recuperare il pallone del papà di Mattia. Certo, l'importante è che non ci becchi nessuno, altrimenti sono guai. Guai e punizioni, direi. Ecco, appunto. Ragazzi, questa cosa deve rimanere tra noi. Anche perché non vorrei dire a mio padre che ho perso il suo pallone autografato. Guarda, se i miei stanno crescendo lì sotto, sono spacciato. Ci rivediamo direttamente l'anno prossimo. Non sei l'unico. Sì, ma come facciamo a scendere tutti lì giù senza dare nell'occhio? Siamo troppi. Infatti non scenderemo tutti, stai sereno. Beh, in effetti qualcuno dovrà rimanere su. Chissà chi? Fifona. Io non sono fifona, ho solo paura di sporcarmi in quello schifo e di essere scoperta da mamma. Sì, o devi controllare a vista il tuo bullo del cuore, Ma che mica mi piace. Ok, organizziamoci. Qualcuno va a distrarre i bulli. Chiara e Gaia finiscono la mappa e qualcuno deve rimanere qui nei pressi dell'uscita. In contatto visivo con il pallone. E chi ci vai dai bulli? Tu, Alex. Forse è meglio mandare Giorgia. E perché, scusa? Ragazzi, ma vi devo ricordare di cosa si dice di quel posto? Alcune persone non sono mai più risalite. Correremo questo rischio. Comunque ho finito la mappa. Grande Gaia, sei stata velocissima. Cavolo, è tardissimo. Mio padre ha già provato a chiamarmi, è arrivato. Sì, anch'io devo andare. Mi hanno già provato a chiamare 2 volte. Quindi che si fa? Beh, direi che si va a casa. Vabbè, dai, attueremo il piano domani pomeriggio dopo scuola. Bene. Ah, Mattia, una cosa. Lasciate la mappa. Sì, grazie. Niente. Va bene. Ciao. 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 Mamma, abbiamo un brutto presentimento.